doveroso, perché noi siamo qui soltanto da settembre, 3 di noi 4, però voi siete vicino a tutte le istituzioni, ci mancherebbe, non solo l'Arma dei Carabinieri, però quello che ho visto io dal 9 settembre, il rapporto con voi giornalisti da Locride è veramente, permettetemi dire, senza nessun tipo di esagerazione, ideale. Siete vicini a noi, abbiamo trovato quello che ho madalmente riscontrato da parte mia, innanzitutto una grande professionalità da parte vostra, e io non, magari non ho titolo per dirlo perché non sono del settore, però ho trovato una grande professionalità e soprattutto una grande cortesia che si è tradotto in un grande feeling. Il vostro ruolo, non devo dirlo io, però insomma parlo da cittadino adesso, non da qualche gruppo di Locri, è fondamentale perché noi lavoriamo per migliorare la percezione della sicurezza, ma siete voi che date il messaggio della percezione di sicurezza e siete voi che lavorate in questo territorio da tanti anni, che conoscete le parole giuste per far passare quelli che sono i messaggi giusti. Non c'è stata una sola occasione istituzionale in cui non siete stati presenti, non ho incontrato qualcuno di voi, non mi viene in mente un solo momento di, chiamiamolo, no, attrito sarebbe grosso come termine, un momento di incomprensione. Anzi, vi devo ringraziare per quanti di voi, anche in maniera singolare, hanno avuto modo di, al di là di sostenerci dal punto di vista, insomma, dal punto di vista personale, anche a volte aiutarci a ragionare, a riflettere su dei fenomeni che noi vediamo soltanto sotto la luce di quella che è la polizia giudiziaria, ma un fenomeno più complesso, va al di là di quella che è la nostra attività. E visto che siamo praticamente assieme tutti i giorni, ci vediamo, ci sentiamo veramente tutti i giorni. Ora, naturalmente, grazie a Domenico. Domenico è il vostro interfaccio con il comando provinciale, è una scelta del comando provinciale importante perché ci aiuta a, come dire, ad affrontare le problematiche a livello generale, però quello che ci tenevo a dire, a chiedervi, è che di mantenere comunque anche noi un contatto, al di là di vederci per un'occasione, un contatto a livello locale, i nostri contatti ce li avete, e noi siamo sempre a vostra disposizione per approfondire ogni problematica, magari qualcosa ci può essere sfuggito e voi siete sul territorio, le vostre orecchie sul territorio sono veramente molto competenti, quindi anche per prevenire dei fenomeni. Questo è un territorio bellissimo, è un territorio straordinario, è veramente bello, però è un territorio che ha delle particolarità. E queste particolarità, se noi abbiamo la possibilità, il piacere, la fortuna di affrontarle insieme a voi, siamo sicuramente più forti, se non altro dal punto di vista così personale, morale. Ci tengo questo, ma visto che siamo insieme tutto l'anno, posso avere il piacere di prendere un caffè prima di Natale, di mangiare un pezzo di panettone insieme a voi, lo possiamo avere per questo. E poi voi sapete che noi carabinieri abbiamo una cosa a cui siamo particolarmente, colonnello ci teneva affinché questo nostro presente, a cui noi siamo, per noi è un valore molto, molto grande, una cosa che noi per primi aspettiamo ogni anno, ci teneva che lo consegnassimo direttamente a voi. Sì. Il calendario, per chi ha avuto l'opportunità di vederlo, è molto particolare, molto bello. È un calendario che è innanzitutto un libro da leggere, ci potete Margherita Mazzantini, e poi Mimmo Paladino, che è l'autore che ha realizzato una piccola opera d'arte, un'opera d'arte di cui ne produciamo circa 2 milioni l'anno, e cerchiamo di dare come nostro piccolo segno, l'arma è una cosa semplice, che è una cosa semplice, e come segno semplice del nostro di ringraziamento a tutte le persone che collaborano con noi. E ci tenevo solo a soltanto una cosa, poi mi sta anche un piacere, non so che siete impegnatissimi e che non è che avanzi tutto questo tempo per leggere, però se nel corso del calendario vale per un anno, se nel corso dell'anno avete qualche minuto, leggete, è una cosa molto molto interessante. Ci tengo soltanto a dire una piccola cosa: il colore della copertina, il color oro, perché ha vari significati, quello a cui noi siamo più legati è il centenario della prima medaglia d'oro, l'oro militare dell'Arma dei Carabinieri, concessa nel 1920 per i carabinieri caduti durante la prima guerra mondiale.
Poi per il resto è un piacere, scusate se questa mattina li abbiamo fatto venire tutti quanti qui, e che le feste arrivano e ci tenevamo. Poi ci incontriamo, convinto che ci incontriamo da qui a 25 altre 3 volte tutti quanti, però insomma ci tenevamo. E Carmelo? Allora, buongiorno a tutti, sono il comandante della compagnia di Roccella Ionica, con alcuni di voi diciamo ci conosciamo, con altri un po' meno, ovviamente noi abbiamo il contatto più giornalisti che operano sul territorio di Roccella. Diciamo, il mio augurio è che questo 2019 si possa concludere nel migliore dei modi, e che il 2020 insomma possa essere un anno proficuo, ricco di soddisfazioni, sia dal punto professionale che dal punto di vista familiare, che poi è quello che conta. Durante le festività natalizie svolgeremo servizi per stare ovviamente più vicino e più accanto possibile alla popolazione. Si tratta di servizi per lo più di carattere preventivo, la gente sta fuori, sta per i negozi, quindi noi intendiamo ovviamente stare vicino al popolo della Logrite, con particolare riferimento poi alla zona che va da Marina di Gioioso Ionica a Stilo, per quello che ovviamente è la competenza della compagnia di Roccella Ionica. Diciamo, rinnovo i miei auguri, diciamo, per qualsiasi cosa noi siamo sempre a vostra disposizione. Grazie. Buongiorno a tutti, mi conoscete già, io sono il capitano Capricco, comandante della compagnia di Bianco. Con alcuni di voi, anzi con la maggior parte di voi, c'è un rapporto non quotidiano però sicuramente periodico. Io apprezzo particolarmente, perché in questo periodo è avvenuto più volte, questo reciproco scambio che ci consente effettivamente poi di essere attenti alle dinamiche del territorio. Il territorio della Compagnia di Bianco va da San Luca fino al comune di Palizzi, quindi è un territorio bellissimo, fatto anche di zone aspromontanee e preaspromontanee. Tocchiamo in più comuni il Parco dell'Aspromonte, uno di questi è San Luca, un territorio bellissimo che certo qualche volta è interessato da fenomeni di cronaca, però ovviamente San Luca, così come tutti gli altri paesi che insistono sul territorio della Compagnia di Bianco, non è soltanto questo. Io auguro a voi e alle vostre famiglie, ai vostri familiari, anche se ovviamente non li conosco, i migliori auguri per un buon Natale, un felice anno nuovo, anche per la Compagnia di Bianco, così come vale per tutta la Logrite e per la provincia di Reggio Calabria, i servizi preventivi continueranno, anche perché la Compagnia di Bianco comunque ha una popolazione che ha diverse persone che poi sono emigrate all'estero per vari motivi, o comunque sono in altre parti d'Italia per motivi di studio o lavorativi, quindi sicuramente ci aspettiamo un rientro di queste persone durante questa fase dell'anno, e quindi i nostri servizi preventivi continueranno, anzi saranno aumentati. Naturalmente, come dicevo, ha sempre il nostro punto di riferimento e resta il comando provinciale Domenico, per ogni tipo di approfondimento, anche coordinandoci con Domenico, che è forse la persona che ha il telefono più veloce del West, come dire. se uno sta a 5 minuti con Domenico, c'è questo telefono che salta da solo, praticamente. E al tempo coordinandosi con Domenico, noi i comandanti di compagnia siamo a posta a disposizione, lo ripeto perché ci credo, il rapporto di collaborazione è ottimale e deve continuare a esserlo, come è stato con i nostri predecessori, e così deve essere per il futuro. Poi quando siamo di corsa c'è sempre qualche pezzo che si lascia indietro, poi lo sistemiamo. E per questo incontro augurale per le imminenti festività natalizie, grazie per questo graditissimo omaggio. Le sue parole mi hanno fatto tornare indietro di qualche decennio, quando effettivamente mi fa piacere che questi rapporti continuino, quando nei decenni passati, soprattutto nei periodi bui, tetri proprio per la Locride, parlo periodo dei sequestri di persona, delle faide, insomma. Speriamo non torniamo. Sì, assolutamente no. Si lavorava proprio a contatto di gomito con le forze dell'ordine e c'era questa sinergia che poi dava i frutti sia a noi che agli inquirenti. Siamo a Natale, ci scambiamo gli auguri alle vostre famiglie, a tutti i vostri commilitoni, insomma, che sia veramente un buon Natale e soprattutto il 2020 sia foriero di successi, tanti altri successi, per come la benemerita merita, e scusate grazie. Il gioco di parole, grazie per tutto. Grazie a voi per queste belle parole, insomma, l'arma dei carabinieri è una cosa molto più grande di noi. Per noi è proprio l'ispirazione nostra di tanti italiani, e dal 1814 in piedi e fa il suo servizio
in maniera straordinaria, non noi ma i nostri carabinieri, che come anche voi lavorerete in Araleca, ma anche loro e cercando di assicurare appunto la serenità. Ieri infatti dicono, scendevo da Gerace ieri alle 3:30 di pomeriggio, bella domenica di sole, c'era un incidente, varie macchine così, e c'erano due pattuglie dei carabinieri, penso fosse una stazione di Gerace, una radiomobile, e mio figlio in macchina mi ha detto: papà, ma la domenica i carabinieri lavorano? I carabinieri lavorano sempre, gli ha detto l'altro figlio all'altro. Insomma, mi ha detto questa cosa giusto per ridere, ma per darvi l'idea di chi sta sulla strada con passione, perché insomma, se no non può essere un carabiniere uno che non lo fa con passione. Poi, insomma, sui grandi numeri di 110.000 persone ci può essere sempre quello che la passione gli viene meno. Però l'arma è forte, non perché sono forti solo i suoi uomini, ma perché l'arma è un pezzo d'Italia, l'arma è diventata uno strumento di diplomazia militare all'estero. Poi noi adesso ho seguito questo settore, l'arma è forte perché gli italiani vogliono bene all'arma, e perché l'arma è un modello che piace anche all'estero, perché è anche un modello particolare, ma l'arma si fonda sui cittadini, insomma, siamo veramente un pezzo di Stato, e finché manteniamo questo rapporto con, soprattutto qui in questo territorio, e dove storicamente l'arma le altre forze di sono anche inferiori nei numeri rispetto alle grandi città, no? Dove insomma ci sono proporzioni diverse, quindi sentiamo più la responsabilità di dare lustro alla nostra presenza in questo territorio. Ancora grazie per gli auguri alle vostre famiglie, mi raccomando. Colonnello, un'occasione per incontrare i giornalisti e nello stesso tempo presentare anche qui sulla LOC un piccolo bilancio dopo il suo arrivo, e il calendario dell'arma che ha voluto donare ai giornalisti. Sì, innanzitutto il calendario dell'arma, che è già stato presentato a livello provinciale dal signor Colonnello Battaglia, il nostro comandante provinciale, è un segno di vicinanza alla... Se ne producono quasi 2 milioni di copie, è qualcosa di cui noi siamo particolarmente orgogliosi, particolarmente fieri. Quest'anno poi è dedicato alla cultura, Mimmo Paladino l'ha realizzato, ci sono degli scritti molto, è un piccolo libro da leggere con degli scritti molto interessanti di Margaret Mazzantini, e fondamentalmente il fatto di trovarsi oggi insieme a voi oggi è stato un modo per ringraziarvi. Io sono qui solo da settembre insieme a parte dei miei collaboratori, però non posso non riconoscere in maniera proprio evidente questo rapporto di continua collaborazione, di vicinanza che c'è insieme a tutti gli organi di informazione che operano sul territorio. E come ho avuto possibilità di dire precedentemente, noi lavoriamo per la sicurezza, ma voi ci aiutate affinché questa percezione di sicurezza diventi reale. In questo territorio molto bello, straordinario, che ha delle complessità, delle particolarità. Voi conoscete, siete sul territorio, siete l'orecchio sul territorio, e riuscite nel modo giusto a portare il messaggio alla popolazione di quello che è il nostro operato. E al di là di quello, dal punto di vista proprio come dire personale, ci tenevo oggi insieme ai nostri comandanti di compagnia, ai nostri carabinieri, a ringraziarvi per quello che fate a nostro supporto, a supporto della cittadinanza. Per quanto riguarda il resoconto dell'anno dell'arma dei carabinieri, solo per quello che riguarda la Locride, quindi questi nostri 42 comuni, questi 88 comuni di posta, questo territorio bellissimo, l'arma, come gli anni precedenti e come sarà anche per il futuro, ha lavorato sotto il coordinamento, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e della procura di Locri. Abbiamo cercato sicuramente per questi ultimi mesi, ma anche in precedenza, non solo di curare l'aspetto relativo al contrasto alla criminalità organizzata, che è fondamentale, importantissimo, ma quello che cerchiamo di fare giornalmente, quotidianamente, è di permettere alla popolazione di fruire di quelli che sono i diritti di ogni singolo cittadino, cioè quello di camminare senza essere rapinato, e di non subire furti di abitazione, di non subire furti di mezzi agricoli, di non subire furti online, che se il cittadino va in un'azienda agricola deve essere certo che il prodotto che sta, di cui sta usufruendo è un prodotto genuino. E in questo siamo fortunati perché abbiamo delle articolazioni specializzate molto,
molto radicate, i carabinieri per la tutela ambientale, i carabinieri forestali, abbiamo il NAS, e quindi cerchiamo a 360 gradi di permettere al cittadino di vivere pienamente quelli che sono i suoi diritti civili, e al di là del contrasto alla criminalità organizzata che è particolarmente forte in questo territorio, e cui cerchiamo sotto il coordinamento della giudiziaria di farlo nel migliore dei modi. Quello che posso dirvi, ma non vale per l'anno precedente, per quello che dal 1814 in poi, che da parte nostra ci sarà il massimo tempo, il massimo impegno, la massima professionalità e la massima serietà nell'affrontare tutti quelli che sono i nostri compiti istituzionali. Perfetto. Grazie.